Bene, allora possiamo procedere, poi se qualcuno si aggiunge ben venga. Allora, intanto togliamo questo screen e iniziamo a parlare. Qui ho creato tre gruppi, come potete vedere, diretto, indiretto o entrambi. Ciao William, molto bene, come stai tu? Ciao Andrei dall'Ucraina. Bene, allora vediamo. Iniziamo a parlare dei pronomi diretti. Allora, alcuni verbi sono usati solo con i pronomi diretti, come vedete qui. Questi verbi sono sempre seguiti da qualcosa o da qualcuno. E i pronomi diretti rispondono alla domanda chi o che cosa. Per esempio, un verbo che viene sempre usato solo con i pronomi diretti è mangiare, mangiare qualcosa. Mangiare la pizza. Un altro verbo potrebbe essere bere, bere il vino, ad esempio. Allora, andiamo a vedere che cosa possono essere i pronomi diretti. I pronomi diretti possono essere un uomo, ad esempio. Un armadio può diventare un pronome diretto. Un tavolo può diventare un pronome diretto. Un gatto. Una bottiglia, un bicchiere di vino o una pizza. Quindi più o meno tutto può diventare un pronome diretto. Andiamo a vedere bene. Quindi se io dico mangiare la pizza, se voglio sostituire questa parola, voglio sostituire la pizza, quale pronome metto? Posso dire la mangio perché la pizza è femminile e singolare. Andiamo a vedere un altro verbo, bere il vino. Posso dire lo bevo. Comprare una bottiglia. Secondo voi, come posso sostituire una bottiglia? Provate a scrivermi. Vediamo, sono curioso. Aspetto le vostre risposte. Qual è il pronome che possiamo usare per sostituire una bottiglia? Non abbiate paura. Ok, esatto, il pronome è la. Bravi, bravi, bene. Quindi la compro. Vediamo il prossimo. Aiutare Marco. Come posso sostituire Marco, secondo voi? Provate a scrivermi. Il soggetto è sempre io, quindi sicuramente avremo aiuto. Vediamo. Non abbiate paura, non è un test, non è un esame. Bravi a quelli che hanno risposto prima, hanno dato una risposta corretta. Vi aspetto un po' perché so che c'è del ritardo. Quindi provate a scrivere a chi si è connesso adesso qual è il pronome per sostituire la parola Marco, secondo voi. In inglese, per esempio, come posso dire I help him senza dire il nome?
Allora, vediamo, è lo aiuto. Ok, andiamo a vedere un altro verbo. Amare il gatto. Posso dire lo amo. Guardare la televisione. Posso dire la guardo. Ok, qui adesso abbiamo visto solamente i pronomi diretti singolari maschile e femminile. Quindi il maschile è lo, il femminile è la. Andiamo a vedere tutti i pronomi diretti che esistono in italiano. Allora, chiamare qualcuno. Mi chiamano. In questo caso il soggetto è loro, loro chiamano. Chi? Me, chiamano me. Quindi posso dire mi chiamano. Vediamo il prossimo. Vedere qualcuno. Ti vedo. In questo caso io sono il soggetto, io vedo chi? Vedo te. Ti vedo. Prossimo. Scegliere un vestito o scegliere una camicia. Qui vedete che ho messo un vestito in azzurro perché è un maschile e invece una camicia è di colore rosa perché è un femminile. Posso dire lo scelgo se parlo del vestito oppure la scelgo se parlo della camicia. Andiamo a vedere i plurali. Aiutare degli amici. Posso dire ci aiutano. Loro fanno fanno l'azione di aiutare. Loro aiutano noi. Quindi il pronome per sostituire noi è ci. Ci aiutano. Vediamo il prossimo. Amare qualcuno. Vi amo. Il soggetto qui è io amo tutti voi. Vi amo. Bene, vediamo l'ultimo pronome. Gli ultimi pronomi, in realtà, perché sono due, cioè il maschile e il femminile. Ancora abbiamo luoghi in azzurro e città in rosa. Quindi posso dire li visito. Visito i luoghi. Oppure le visito. Visito le città. Una cosa che vi voglio far notare è che tutti questi verbi non hanno nessuna preposizione. Questo è molto 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 importante da ricordare. Quindi abbiamo chiamare qualcuno, vedere qualcuno, scegliere un vestito o scegliere una camicia, aiutare degli amici, amare qualcuno, visitare luoghi, visitare città. Sono tutti verbi senza preposizione. Ok, se avete domande riguardo i pronomi diretti, scrivetemi pure. Io continuo, semmai posso anche tornare indietro. Qui abbiamo la tabella dei pronomi diretti, però io devo togliermi da qui, così vedete la tabella. Quindi mi, ti, lo, la, questi sono i pronomi diretti singolari. Ci, vi, li, le, questi sono i pronomi diretti plurali. Ok, se avete domande io sono felice di rispondere. Aspetto qualche secondo perché c'è un po' di ritardo di solito. Quindi qui abbiamo la tabella dei pronomi diretti. Qui abbiamo dei verbi che usano solamente dei pronomi diretti. Bene, andiamo avanti. E andiamo a vedere adesso i pronomi indiretti. Allora, alcuni verbi
si usano solo con i pronomi indiretti. Questi verbi sono seguiti sempre da una preposizione più qualcuno, quindi abbiamo sempre una persona oppure un animale. I pronomi indiretti rispondono alla domanda a chi o per chi. Vediamo che cosa possono essere questi pronomi indiretti. Possiamo avere un uomo, può diventare un pronome indiretto. Una donna può diventare un pronome indiretto. Un uomo è una donna. Due uomini, due donne. Oppure, mi tolgo per farvi vedere, un cane. Io ho messo un cane, non è obbligatorio un cane, può essere un gatto, qualsiasi tipo di animale. Quindi quando abbiamo pronomi indiretti, solitamente parliamo di persone o animali, ok? Andiamo a vedere. Qui abbiamo tutti i pronomi indiretti, ognuno con un verbo diverso. Iniziamo con il verbo piacere, piacere a qualcuno. Mi piace. Ok, quindi qui il soggetto sono io. Piace a me. Prossimo verbo. Telefonare a qualcuno. Antonio ti telefona. Quindi Antonio fa l'azione perché Antonio telefona. A chi? Questa è la domanda a cui risponde il pronome indiretto. A chi o per chi? Antonio telefona a te, quindi Antonio ti telefona. Rispondere a qualcuno. Gli rispondo se parlo di un uomo. Quindi posso dire Marco mi chiama e io gli rispondo. Oppure le rispondo, perché rispondo a una donna. Quindi dico Maria mi chiama e io le rispondo. Questi sono quelli singolari. Andiamo a vedere quelli plurali. Parlare a qualcuno. Ci parlano del film. Qui abbiamo loro che fanno l'azione perché parlano. A chi? A noi. Quindi ci parlano del film. Interessare a qualcuno. Vi interessa l'arte. Qui sto dicendo che voi tutti siete interessati all'arte. Vediamo l'ultimo. Voler bene a qualcuno. Gli voglio bene. Quindi io faccio l'azione perché è voglio. Voglio bene a loro, a tutti loro. Gli voglio bene. Alcuni di voi potrebbero chiedermi adesso perché gli lo vedo con lui, quindi gli rispondo e anche gli voglio bene. Ottima domanda, perché il pronome è uguale, quindi è un po' ambiguo, si capisce dal contesto se stiamo parlando di lui o se stiamo parlando di loro, di un gruppo di uomini, un gruppo di donne o un gruppo di uomini e donne insieme. Quando il pronome è indiretto con loro, non è importante sapere se è maschile o femminile. Quindi qui io mi tolgo nuovamente per farvi vedere bene la tabella. Abbiamo tutti i pronomi indiretti, quindi mi, ti, gli o le, questi sono i singolari. Poi abbiamo ci, vi e gli. Allora, adesso vi faccio vedere un confronto tra i pronomi diretti e i pronomi indiretti. Quindi, come potete vedere, mi, ti, ci e vi sono uguali, non cambiano.
Questo succede anche con i pronomi riflessivi, però oggi non parliamo di questo, oggi parliamo solo di pronomi diretti e indiretti. Quindi queste stesse parole hanno dei significati diversi in base al verbo che noi usiamo. Quindi diretti, mi, ti, lo, la, maschile e femminile, ci, vi, li, le, ancora maschile e femminile. Invece quelli indiretti sono mi, ti, gli, le, quindi gli maschile e le femminile, ci, vi e gli, che sono i plurali. Quindi ricordatevi che con i pronomi indiretti al plurale non ci interessa qual è il genere, se il genere è maschile o il genere è femminile. Bene. Andiamo adesso avanti a vedere il terzo gruppo. Adesso abbiamo visto i pronomi diretti, i pronomi indiretti, quindi verbi che usano solo diretti, verbi che usano solo indiretti. Adesso andiamo a vedere i verbi più problematici, se vogliamo, i verbi che usano entrambi i pronomi. Allora, vediamo subito. Alcuni verbi, come vi sto dicendo, possono essere preceduti da un pronome diretto o da un pronome indiretto. Prendiamo il verbo raccontare, ad esempio. Io posso dire raccontare una storia a Daniele. Se voglio modificare e non dire una storia, ma voglio usare un pronome, posso usare un pronome diretto. Posso dire quindi la racconto a Daniele. In questo caso sto cambiando la frase, tolgo una storia e uso un pronome diretto. Però io posso usare lo stesso verbo e dire raccontare una storia a Daniele, ma in questo caso sto cambiando a Daniele e ci metto un pronome indiretto, quindi dico a lui, racconto a lui una storia. Ok? Quindi il verbo raccontare, come altri che vedremo adesso, può essere usato sia con i pronomi diretti che con i pronomi indiretti. Ok? Dipende da che cosa vogliamo cambiare, da cosa vogliamo sostituire, meglio dire. Allora andiamo avanti e vediamo altri verbi, per esempio consigliare. Consigliare qualcosa oppure consigliare a qualcuno. Posso dire lo consiglia a me oppure mi consiglia di dormire. Quindi nel primo caso lo consiglia a me, sto usando un pronome diretto. Questo lo sarebbe qualsiasi cosa, in questo caso potrebbe essere il fatto di dormire. Però posso anche dire mi consiglia di dormire. In questo caso sto usando un pronome indiretto. Vediamo il prossimo. Promettere qualcosa oppure promettere a qualcuno. Posso dire la promette a te qualcosa oppure ti promette di pulire la casa. In questo caso ancora quelli arancioni sono i pronomi diretti. La promette a te una cosa che non sappiamo cosa. Nella seconda frase ti promette di pulire la casa, sappiamo che sta promettendo a te, quindi risponde alla domanda a chi. A chi promette? Promette a te. Prossimo verbo, ricordare qualcosa o ricordare a qualcuno. La ricordo, quindi io ricordo qualcosa di femminile e singolare. Oppure posso dire gli ricordo la storia, quindi lui ha dimenticato la storia, io gli ricordo la storia. Oppure le ricordo la storia. Lei ha dimenticato la storia, io le ricordo la storia. Regalare qualcosa oppure regalare a qualcuno. Li regalano a noi, quindi noi riceviamo un regalo, che cosa?
qualcosa di maschile e plurale, scusate, maschile e plurale. Ci regalano i fiori, quindi qui sappiamo che cosa. Parliamo dei fiori. Chi è che riceve? Noi, quindi ci regalano i fiori. Dare qualcosa, oppure dare a qualcuno. Posso dire le danno a voi. Qualcosa di femminile e plurale, perché abbiamo le. Oppure vi danno le pizze. Qui uso un pronome indiretto, danno a voi le pizze. Un altro verbo, mandare qualcosa o mandare a qualcuno. Li mando a loro, qualcosa di maschile e plurale. Oppure gli mando i pacchi, quindi a loro io mando i pacchi. Quindi spero che voi conosciate questi verbi, ve li dico adesso in inglese, magari per alcuni di voi può essere utile. Quindi consigliare significa to give advice, promettere to promise, ricordare qualcosa significa to remember something, ricordare a qualcuno to remind someone, regalare to gift, to give gift, dare to give, and mandare to send, send something or send someone, mandare qualcosa o mandare a qualcuno. Andiamo a vedere altri verbi che possono essere usati con entrambi i pronomi. Mostrare qualcosa o mostrare a qualcuno. Mostrare significa to show in inglese. Posso dire la mostra a me, qualcosa di femminile e singolare, oppure mi mostra la foto, quindi sta mostrando a me. Offrire, to offer, offrire qualcosa o offrire a qualcuno. Lo offro a te, qualcosa di singolare e maschile, oppure ti offro un gelato. Prestare qualcosa o prestare a qualcuno. Prestare significa to lend something o to borrow, è lo stesso verbo. La presto a lui o la presto a lei, qualcosa di femminile e singolare. Gli presto la moto, significa che lo faccio a un uomo. Oppure le presto la moto, significa che lo faccio verso una donna. Dire qualcosa, dire a qualcuno, to say something o to say someone, say to someone. La dicono a noi, qualcosa di femminile e singolare. Ci dicono una bugia. Una bugia in inglese sarebbe a lie. Ci, quindi a noi, dicono una bugia. Vediamo gli ultimi due verbi. Chiedere, to ask, chiedere qualcosa o chiedere a qualcuno. Lo chiedo a voi, pronome diretto. Vi chiedo un consiglio, chiedo a voi tutti un consiglio. Vediamo l'ultimo verbo, spiegare, to explain something or to explain someone. La spiego a loro, qualcosa di femminile singolare. Gli spiego la grammatica, quindi a loro tutti spiego la grammatica. Ok? Se avete delle domande riguardo quello che ho detto fino adesso, fatemi sapere, sono contentissimo di rispondere. Altrimenti andremo a fare un po' di esercizi, andremo a rispondere a delle domande. Se siete con il cellulare dovrete cliccare appena inizierò il sondaggio. In basso a sinistra apparirà vicino alla casella per scrivere, apparirà il simbolo del sondaggio. Se invece siete su un computer appare direttamente
la domanda. Quindi mi sembra di non ricevere domande, quindi possiamo partire con il sondaggio. Iniziamo con la prima domanda. Allora, fatemi sapere se la vedete. Andate nel sondaggio, per chi si è appena connesso può andare nel sondaggio e provare a scegliere la risposta. Fatemi sapere se si vede. Ok, sì, credo che si veda perché ho ricevuto delle risposte. Ok, aspettiamo un altro minuto. Quindi qui abbiamo lui chiama Giovanni, dobbiamo cambiare la frase senza mettere il nome Giovanni. Giovanni è un uomo maschile singolare. Quale tipo di pronome dobbiamo mettere? Aspetto altri 30 secondi e poi vediamo le risposte. Per chi si è appena collegato, andate nel sondaggio e provate a cambiare questa frase. Ok, bene, vedo che ricevo altre risposte. La maggior parte ha risposto correttamente, molto bene. Ok, allora andiamo a mostrare i risultati. Allora, in questo caso abbiamo bisogno di un pronome diretto perché non c'è nessuna preposizione. Chiamare qualcuno, quindi posso dire lui lo chiama, che significa che chiama un uomo, chiama lui. Bene, vediamo la prossima. Quindi anche in questo caso dovrete scegliere, dobbiamo cambiare la frase. La frase è: ho dimenticato le chiavi a casa, quindi dobbiamo togliere da questa frase le chiavi, dobbiamo rimpiazzare le chiavi. Vediamo un po' quali sono le vostre risposte. Potete vedere i sondaggi, il sondaggio. Fatemi sapere se si vede. Ok, sì, si vede perché vedo che iniziate a rispondere. Ok, bene. Aspettiamo altri 30 secondi. Bene, ok. Fino adesso vedo solo risposte corrette. Bene, bravi. Per chi si è appena connesso, potete rispondere al sondaggio e scegliere. Bravi, bravi, bravi. Ok, andiamo a vedere. Allora, vi faccio vedere i risultati. Tutti avete risposto correttamente, molto bene, molto bene. Quindi ho dimenticato le chiavi, dimenticare qualcosa. Quindi non c'è una preposizione, quindi anche in questo caso usiamo un pronome diretto. Le chiavi è femminile, anche se finisce con la I. Abbiamo l'articolo che ci fa capire qual è il genere. Quindi le chiavi, le ho dimenticate a casa. Benissimo, benissimo. Allora andiamo a fare il prossimo. Allora, pubblica, eccoci qui. Anche in questo caso dobbiamo cambiare la frase. Insegno l'italiano a voi. Vediamo quale pronome dobbiamo usare. Per chi si fosse appena collegato può andare nel poll,
nel sondaggio e provare a rispondere. Vediamo un po'. Se avete domande, io sono contento di rispondere. Sono qui apposta oggi. Per chi si fosse appena collegato, vi ripeto, potete provare a rispondere al sondaggio. Dobbiamo scegliere uno di questi pronomi. Quindi insegno l'italiano a voi. Bene, vedo le prime risposte. Bene, risposte positive, sono contento. Molto bene. Aspettiamo un po'. Provate a dare la vostra opinione. Se sbagliate, non vi preoccupate. È molto importante, a proposito, è molto importante sbagliare, perché sbagliando sappiamo che non dobbiamo dire quella cosa nuovamente. Quindi non abbiate paura di sbagliare. Vedo risposte positive, aspetto altri 30 secondi, vediamo. Ok, bene, allora andiamo a mostrare i risultati. La risposta è vi, perché sto parlando a voi. Insegno l'italiano a voi, posso anche dire vi insegno l'italiano. Bene, andiamo a vedere la prossima. Qui abbiamo chiamo Maria. Questo, ancora in questo esercizio, dobbiamo scegliere qual è il pronome per cambiare la frase, quindi per rimpiazzare, per mettere al posto, da mettere al posto di Maria. Proviamo a vedere. Sono curioso di conoscere i vostri tentativi, di sapere le vostre risposte. Andate sul poll, sul sondaggio. Bene, vedo risposte corrette. Benissimo, benissimo, bravi. Aspettiamo ancora un po'. Bene, altre risposte corrette. Positivo, sono contento. Aspettiamo altri 30 secondi e vediamo un po'. Sono contento delle risposte che vedo fino adesso. Bene, bene, aumentano le risposte corrette, sono contentissimo. Bene, bravi. Ok, andiamo a vedere, quindi mostriamo i risultati. E bravi, perché avete risposto correttamente. In questo caso dobbiamo usare un pronome diretto. Abbiamo Maria, che è femminile, singolare, quindi mettiamo la, la chiamo. Bene, allora adesso proviamo a fare un altro tipo di esercizio. Qui non dobbiamo trasformare, dobbiamo semplicemente scegliere il pronome da mettere in questa frase. La frase è: ho chiamato i miei amici e, spazio, ho detto di venire qui. Allora, quale pronome dobbiamo usare? Diretto o indiretto? Vediamo. Bene, vedo delle risposte giuste. Molto bene.
Allora, nel frattempo io vado anche a preparare delle slides che vi ho fatto vedere prima per farvi rivedere un verbo. Vediamo. Bene, nel frattempo vedo delle risposte corrette. Ok. Perfetto. Allora, andiamo. Adesso vi faccio... Ok, termino il sondaggio. Ok, allora la risposta corretta è gli, e vi faccio anche rivedere il perché. Allora, qui vi ricordate i verbi che vi ho fatto vedere prima? Allora, qui abbiamo il verbo dire. Il verbo dire si può usare sia con un pronome diretto che con un pronome indiretto. In questo caso la frase è: chiamo i miei amici e dico a loro, quindi a qualcuno, di venire qui. Quindi in questo caso è gli ho detto, quindi è al passato, ma è sempre lo stesso verbo. Quindi dobbiamo usare un pronome indiretto. Siccome è un gruppo, dobbiamo usare gli. Bene, andiamo adesso a vedere la prossima. Ok. Rosa è bravissima, spazio, voglio molto bene. Allora, qui abbiamo il verbo voler bene, si usa solo con un tipo di pronome. Vediamo se vi ricordate. Il verbo voler bene. Vediamo, sono curioso di sapere le vostre risposte. Abbiamo altre 4 frasi per la live di oggi. Allora, ok, c'è qualche risposta corretta, qualche risposta non corretta. Ai, purtroppo abbiamo la maggioranza di risposte non corrette, però sbagliando si impara. Allora ragazzi, vi faccio vedere nuovamente questa schermata. Vedete il verbo in basso, l'ultimo, voler bene a qualcuno, quindi c'è la preposizione. Dobbiamo usare un pronome indiretto. In questo caso abbiamo a loro, gli voglio bene. Qui sto parlando di Rosa, quindi è una donna. Dobbiamo dire le voglio bene, le voglio molto bene, come in questo caso. Ok, bene, andiamo a vedere il prossimo. Allora, iniziamo un'altra domanda. Antonio non mangia la carne perché non, spazio, piace. Allora, vediamo un po'. Qui abbiamo il verbo piacere, che si usa solo con un tipo di pronome. Quindi attenzione. Vediamo un po' cosa dite. Bene, vedo risposte positive, anche risposte non corrette. Vediamo, qui stiamo parlando di Antonio. Bene, la maggioranza ha dato la risposta corretta. Per chi si è appena connesso, potete andare nel sondaggio e provare a rispondere. Vediamo. Aspettiamo altri 15-20 secondi. Qui stiamo parlando di Antonio.
quindi di un uomo. Vediamo un po'. La maggioranza sta rispondendo correttamente. Vediamo un po'. Bene, bene, bene. Allora, vi faccio vedere i risultati e vi faccio vedere nuovamente la tabella che vi ho mostrato prima. Allora, qui abbiamo il verbo piacere, piacere a qualcuno. Quindi ricordatevi che c'è una preposizione. Di conseguenza usiamo un pronome indiretto. Perché piacere, piacere e qualcuno non sono collegati. C'è una preposizione in mezzo, piacere a qualcuno. Quindi il collegamento non è diretto, il collegamento è indiretto, perché c'è questa preposizione. Bene, quindi usiamo un pronome indiretto. Qui stiamo parlando di Antonio, quindi lui, gli piace, non gli piace. In questo caso è un negativo. Bene, andiamo a fare la prossima. Ok. Allora, qui abbiamo il cameriere, spazio, ha portato il conto. Andiamo a vedere. Bene, bene, vedo risposte positive. Perfetto, bravissimi. La maggioranza ha scelto la risposta corretta. Vediamo un po'. Allora, vi faccio vedere i risultati. Allora, qui abbiamo una frase con scritto il cameriere, spazio, ha portato il conto. Allora, siccome abbiamo il conto in questa frase, quindi sarebbe che cosa il conto? Non dobbiamo usare un pronome diretto, portare qualcosa, ma dobbiamo usare portare a qualcuno. Ok? Allora, posso dire in italiano ci ha portato il conto, quindi lo ha portato a noi. Ok? Sto rimpiazzando a noi, mettendo ci. Ok? Bene. Andiamo a vedere la prossima, la penultima. Qui abbiamo hai invitato Anna e Rosa? Sì, spazio, ho invitate ieri. Allora, qui stiamo parlando di Anna e Rosa. Vediamo un po' qual è la risposta corretta. Bene, vedo delle risposte positive. Bene, 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 bravi. Fa un caldo, ragazzi, devo spostare la ventola perché è veramente caldissimo oggi. Spero che non dia fastidio il rumore della ventola. Bene, bene, vedo la maggior parte ha risposto correttamente. Benissimo, benissimo. Bene, 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 bene. Perfetto, allora vi faccio vedere i risultati.
Allora, qui abbiamo Anna e Rosa. Quindi io chiedo a te, hai invitato loro ad invitare qualcuno? Non è invitare a qualcuno, è invitare qualcuno. Quindi c'è un collegamento diretto. Stiamo parlando di Anna e Rosa, quindi stiamo parlando di due donne. Quindi le, perché con i pronomi diretti dobbiamo pensare al genere quando abbiamo lui, lei oppure loro donne oppure loro uomini o loro uomini e donne, che è lo stesso in italiano, loro maschile oppure loro maschile più femminile, quindi gruppo di uomini e donne, si usa sempre il maschile. Basta che c'è un uomo, dobbiamo usare il maschile in italiano. Solo quando abbiamo un gruppo di donne usiamo le, come in questo caso abbiamo Anna e Rosa. Benissimo, ragazzi, andiamo a vedere l'ultimissima frase. Monica ha chiamato Silvia e spazio ha raccontato cosa è successo. Allora, andiamo a vedere se abbiamo bisogno di un pronome diretto o se abbiamo bisogno di un pronome indiretto. Pensate bene e provate a rispondere nel sondaggio. Vediamo un po'. Sono curioso di sapere le vostre risposte. Questa è l'ultima di oggi. Questa è stata una live un po' a sorpresa. La prossima volta ve lo dirò un po' prima, così lo sapete e potrete connettervi. Allora, vediamo un po', vediamo. Bene, bene, vedo delle risposte corrette, bravi, bravi, perfetto. Ok, io nel frattempo preparo la slide da mostrarvi. Allora, qui abbiamo 50 e 50. Allora andiamo a vedere. Questa frase è: Monica ha chiamato Silvia e le ha raccontato cosa è successo. Perché dobbiamo mettere le? Allora, vediamo un po'. Ecco la frase. Aspetta, io mi tolgo così potete vedere meglio. Allora, qui abbiamo: ha chiamato Silvia, ok? E ha raccontato cosa è successo. Quindi questo cosa è successo potrebbe essere una storia, ok? Quindi noi stiamo dicendo una storia, non stiamo rimpiazzando una storia, ok? Stiamo rimpiazzando a Silvia perché ha detto a lei. In questo caso abbiamo a Daniele nelle slides, però è per farvi capire che stiamo rimpiazzando una persona, ok? Quindi anziché a Daniele abbiamo a Silvia, quindi abbiamo il pronome indiretto femminile, quindi le, a lei, ok? Allora vi faccio vedere per l'ultima volta tutti i pronomi diretti e indiretti. Se avete una domanda o più domande, io sono felice di rispondervi. Spero che vi sia piaciuta questa live. Aspetto che mi scriviate. Qui avete nel frattempo la tabella. Vi ricordo che mi, ti, ci e vi sono sempre uguali. Mentre nei pronomi diretti abbiamo lo e la per il singolare e per il plurale abbiamo li e le. Invece nei pronomi indiretti abbiamo gli e le, quindi ci interessa il genere solo quando abbiamo il singolare, mentre quando abbiamo il plurale mettiamo sempre gli. Se è un gruppo di uomini, un gruppo di donne, un gruppo di uomini e donne è sempre uguale. Va bene ragazzi, io spero che vi sia piaciuta, lasciatemi dei commenti. E vi auguro una buona domenica. Un saluto da Edoardo di Italessons. Ciao!
Italessons.com. Learn Italian online.